Sequestrati 55 kg di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Sergio Abramo eletto a sindaco di Catanzaro per la quarta volta. Presentata la relazione annuale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Un grave incidente stradale con 4 morti è accaduto lungo l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria in un tratto in galleria a doppio senso di circolazione tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno. Due delle vittime, residenti a Pomigliano d'Arco, viaggiavano a bordo di una Renault. Si tratta di Raffaele La Rocca, di 40 anni, e del figlio Luigi, di 8 anni. Sulla vettura si trovava anche la moglie di La Rocca, Antonietta Dentino, di 37 anni, ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza, e le altre due figlie della coppia, una di 4 anni e l'altra di 12, anche loro ricoverate a Cosenza. Le altre due persone decedute, che viaggiavano nella seconda auto coinvolta nell'incidente, una Suzuki, sono Santo Moschella, di 85 anni, ed Olga Brancone, di 83, residenti a Genova. Oltre 55 kg di cocaina sono stati individuati e sequestrati dagli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria, della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ufficio antifrode di Gioia Tauro, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla DDA Regina. Lo stupefacente è stato trovato all'interno di un container che trasportava caffè proveniente dal Brasile e destinato in Libano. Le attività sono state eseguite attraverso una serie di incroci documentali e controlli di container sospetti grazie all'utilizzo di apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e di unità cinofile della Guardia di Finanza. La cocaina sequestrata, suddivisa in 50 panetti per un totale di 55,47 kg, avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio circa 11 milioni di euro. Nell'anno in corso sono stati sequestrati nel porto calabrese oltre 836 kg di cocaina purissima. Quarto mandato come sindaco di Catanzaro per Sergio Abramo, 59 anni, del centrodestra, imprenditore, sostenuto da sei liste. Abramo ha vinto con una percentuale del 65,5%, nettamente superiore rispetto a quella del suo concorrente Vincenzo Antonio Ciconte, 62, del centrosinistra, appoggiato da 11 liste, per il quale il risultato è il 34,5%. Abramo, che al primo turno aveva ottenuto il 39,72%, e il sindaco uscente era stato primo cittadino a Catanzaro dal 1997 al 2005. Vincenzo Antonio Ciconte, primario cardiologo, che l'11 giugno aveva ottenuto il 31,04%, è stato sostenuto da 11 liste. Il centrodestra, ha detto a caldo Abramo, quando è unito riesce anche a rinnovare, con 7 donne che entreranno in consiglio con la mia elezione. Diventa vincente. A Catanzaro abbiamo sbaragliato PD e 5 Stelle. Non passare pure due ore. Sindaco, adesso è ufficiale, che cosa sente nel suo cuore? Devo fare un grande ringraziamento agli elettori, sono stati molto vicini alla mia persona, abbiamo presentato questo rinnovamento perché sentivamo che la gente ce lo chiedeva, abbiamo presentato un programma coerente che si può realizzare senza il libro dei sogni. Siamo stati fino alla fine
coerenti dicendo di non voler essere strattonati a destra e a sinistra per poter proseguire un programma, e quindi anche a costo di perdere abbiamo tentato questo rinnovamento e ci siamo riusciti. Qual è stata la chiave di volta soprattutto per questo risultato che non ammette repliche? Ma credo aver spiegato con un minimo di competenza amministrativa anche che cosa vogliamo realizzare. La gente non è sciocca, ha dimostrato Catanzaro di essere matura attraverso il voto e soprattutto vuole avere una prospettiva per i propri figli. Noi abbiamo lanciato anche questo messaggio forte di prospettiva per i giovani, quindi non solo di opere pubbliche, non solo della gestione amministrativa che comunque bisognerà continuare a farlo, ma abbiamo lanciato un messaggio perché vorremmo occuparci soprattutto insieme a una classe dirigente, agli altri capoluoghi di provincia, a spingere fortemente la regione a concertare questo sviluppo che è mancato per tanti anni nella nostra regione. Ormai credo che siamo arrivati a un limite e oltre non si può andare. Noi dobbiamo dare una risposta concreta. Significato politico molto forte, rinnovamento, le donne, cosa facciamo da domani in poi? Da domani inizieremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, ma soprattutto siamo stati anche coerenti col mondo delle donne, perché le abbiamo inserite in accoppiamento con i candidati uomini e siamo stati leali nei loro confronti. E quindi per la prima volta nella storia del comune di Catanzaro entreranno 7 donne. Per me è un dato importantissimo ed era imprescindibile. Ciconte paga molto il mancato confronto? Lui ha cercato, sì, paga molto il mancato confronto perché è stato poco rispettoso, non tanto nei miei confronti ma nei confronti degli elettori, perché non ti puoi sottrarre a una competizione elettorale e soprattutto non puoi tentare di vincere con la forza dei voti, non si va da nessuna parte, lo ha dimostrato questa elezione. C'è un'intera città, anche quelli che non l'hanno votata, che aspetta notizie di calcio, ce ne saranno? Sicuramente da domani, siamo già impegnati come saprete, avremo già degli appuntamenti perché non lo abbiamo promesso per poi non mantenerlo, quindi domani non ci riposeremo, domani la prima cosa che faremo è la squadra del Catanzaro, seguiremo la squadra del Catanzaro. Presso la sala Calipari del Consiglio regionale della Calabria è stata illustrata la relazione annuale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria. Vediamo con il prossimo servizio. Voglio ricordare che la Calabria non aveva la rianimazione pediatrica e oggi è stata istituita. Voglio ricordare che i bambini della Ciambra non avevano neanche le fogne, la Protezione Civile sta lavorando. La prefettura sta lavorando, tutti stanno lavorando e voglio ricordare che i bambini della Ciambra per la prima volta nella loro storia sono andati tutti a scuola, perché il Garante ha preteso un pulmino, un vigile e gli assistenti sociali sul pulmino che li accompagnassero. Sono lieto, almeno se non altro abbiamo debellato la dispersione scolastica, ma cosa vuole che le dica? È pochissimo quello che ho potuto fare. È pochissimo perché c'è tanto da fare, perché non si tratta di colmare qualche anno di cose non fatte, si tratta di colmare decenni di cose non fatte, con un ritardo atavico, le ferrovie, ma un bambino, un adolescente che vuole andare al mare a Tropea da Reggio Calabria non ha un treno, ma un bambino che da Lamezia deve arrivare a Reggio Calabria deve aspettare 4-5 ore che passi un treno, ma un bambino di Crotone e di Reggio Calabria che deve essere trasportato urgentemente a Roma, a Genova, a Napoli, a Milano non ha un aereo. Guardi, io non arrivo in Calabria come novello paladino dei diritti dei minori, io arrivo in Calabria con 30 anni di esperienza a buttare il sangue per far capire che i bambini ci sono, che i bambini esistono, che hanno bisogno, che non sono tutti bambini a pane e a Nutella durante il giorno a vivere, che ci sono bambini che non hanno neanche quella, che ci sono bambini che al posto delle carezze prendono schiaffi, violenze, soprusi. Non si tratta di fare gli eroi, si tratta di prendere atto di una cosa che tutti dovremmo fare. Vuole che le dica la verità, il fatto che esista il Garante per l'infanzia la dice tutta su quelle che sono le lacune della responsabilità degli adulti, perché in una società normale non dovrebbe esistere il Garante per l'infanzia, in una società normale dovrebbero essere tutti adulti di buon senso
che come una catena umana si preoccupano di quello che sarà dopo, di quello che sarà il futuro, di quello che sarà l'avvenire. Molti si colmano la bocca quando parlano di in maniera sofisticata e sofista di futuro, ma cos'è il futuro? Il futuro è cercare di star bene i bambini di oggi. Stanno bene i bambini in una regione che non ha ospedali all'altezza della situazione? Stanno bene i bambini che non hanno trasporto? Stanno bene i bambini che sono nelle scuole più vecchie d'Italia? Stanno bene i bambini in una Calabria veramente da rifondare dalle fondamenta? Ma non è un problema di oggi. Questa è una terra trascurata da oltre 50 anni. Come possono i bambini calabresi competere con l'integrazione europea e mondiale, con la globalizzazione, quando non riescono ad integrarsi al Molise e alla Basilicata? Ma guardi, sono uomini, non sottilizziamo sulle categorie. Certo, quando succede a scuola fa più specie, perché quello è un santuario della tutela dei minori, un santuario che si trasforma poi in un incubo. Su questo, proprio di recente, abbiamo firmato un protocollo con l'Ordine degli Psicologi per fare cosa? Per applicare una legge del 2008, la legge sullo stress da lavoro correlato. Vale a dire, se un docente è stanco, ha tutto il diritto di stare a casa, non di tirare addosso a un bambino per scaricare le proprie frustrazioni. Per fortuna sono sparute minoranze che fanno questo, ma che purtroppo fanno rumore perché sono poi statisticamente esponenziali. La stragrande maggioranza è fatta di gente per bene che adempie al proprio dovere con professionalità e con cuore, però le cancrene vanno estirpate. Sulla Chiesa, cosa vuole che le dica? Io ho fatto l'Azione Cattolica, non mi è mai capitato un prete che mi abbia molestato, purtroppo oggi capita che ci sono anche questi, ma capitava anche ieri, andrebbero arginate con un coraggio reale, anche perché è stato Cristo a dire, non lo dico io, che chiunque scandalizza i bambini dovrebbe legarsi una macina da mulino al collo e gettarsi nella Genna. Se lo dice il Figlio di Dio, non posso che mettermi dietro di lui e dire la stessa cosa. Due fratelli, Mario e Rocco Rullo, di 45 e 50 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Caulonia Marina con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. I fratelli Rullo sono stati sorpresi dai militari che hanno agito in collaborazione con i colleghi dello squadrone riportato Cacciatori di Calabria, mentre erano intenti ad irrigare una coltivazione composta da oltre 170 piante di cannabis indica di altezza compresa tra gli 80 cm e 1,70 m. Il tempestivo allarme lanciato da alcuni cittadini ha consentito di arrestare un uomo che aveva rubato la borsa a una donna nel cimitero di Palmi. Il ladro, un uomo di 49 anni, residente a Taurianova, dopo aver compiuto il colpo, si era allontanato, ma a distanza di pochi minuti è stato individuato e bloccato dai poliziotti che stavano effettuando nella zona un servizio di controllo del territorio. Decisiva è stata la telefonata al 113 fatta da alcune persone che si trovavano anche loro nel cimitero e che avevano assistito all'episodio. La refurtiva, secondo quanto è stato riferito dalla polizia, è stata recuperata. Via libera alla seconda commissione consiliare bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione Europea, relazioni con l'estero, presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura e ai rendiconti con riaccertamento straordinario dei residui finanziari per l'anno 2014 delle ATERP di Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria. Il servizio. Bene, intanto abbiamo proseguito con il riordino delle ATERP calabresi. Oggi abbiamo approvato i rendiconti dell'ATERP di Vibo, Reggio e Cosenza, per cui c'è questo lavoro che prosegue grazie anche al commissario straordinario, il dottor Mascherpa. Per cui insomma, stiamo mettendo ordine, stiamo dando anche equilibrio finanziario a questi enti. In più abbiamo approvato una legge sull'utilizzo gratuito dei suoli pubblici per utilizzo agricolo dei giovani calabresi che potranno, una volta approvata la legge in consiglio, potranno richiedere appunto di investire sui terreni agricoli ad uso gratuito.
In più abbiamo discusso della rateizzazione dei tributi regionali. Mi sembra questa tra l'altro una proposta di legge che arriva con il suo regolamento, quindi siamo nella fase attuativa, proposta dall'onorevole Battaglia, che mi pare in una, insomma, in un tempo di crisi delle famiglie e dell'economia calabrese sia, vada tutto a vantaggio dei calabresi. E stiamo discutendo, abbiamo discusso di Arcea e ovviamente abbiamo fatto, stiamo facendo un ragionamento tutto proteso verso il lavoro. Abbiamo già concordato di tenere una seduta invitando l'assessore al lavoro Federica Roccisano per capire come possiamo, il Consiglio può incidere alla luce anche di una di un incontro che c'è stato nei giorni scorsi con le organizzazioni sindacali. Noi crediamo, personalmente credo, che si stia facendo molto sul piano del lavoro, ma è giusto che il Consiglio come dire, proponga, svolga il suo ruolo, il ruolo che gli è stato assegnato dai calabresi. Bene, con questo era davvero tutto, grazie per averci seguito, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale augurandovi buon proseguimento di serata. Arrivederci.